Ciao Anto! Si è smarmellato tutto, ma come cazzo è possibile? Alt tab, funge. Sto facendo un test con le opzioni che mi ha fatto settare oggi quello di multiplayer.it e vedo che qualcosa non va. Quindi adesso vorrei. Oggi ho provato però Elite andava. Questo di multiplayer non va. Mi sembra strano che nel menu possa esserci qualche complicazione. Intanto Antonio, cortesemente. Ah no, niente, ho risolto. Allora, perché schermo nero adesso? Ta 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 ta, adesso ricompari? Ta 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 ta. Proviamo a ritornare al desktop. Beh, intanto mi ha fatto mettere una cosa che io mi ricordavo che mi avevi fatto fare anche tu, che era quella di cambiare l'encoder video per mettere quello della scheda video, e non c'era. Ciao zio. Poi mi ha fatto cambiare alcuni settaggi, un po' di cosine per migliorare. Qui è andato intanto al monitor che non c'entra una sega. L'audio al monitor ha deciso da solo proprio. Ok. Schermo nero, ma proprio anche adesso schermo nero. Ah, si è proprio smarmellato, ma adesso tornerà, eh. Secondo me adesso torna. Un po' di pazienza e lo facciamo tornare. Ma sta impazzendo tutto oggi. Anche Chrome se n'è andato un po' a fare in gola. E chiaramente i problemi di oggi. Il nuovo Tomb Raider, giocone annunciato. Ma io come al solito mi farò inculare perché Tomb Raider è Tomb Raider per me. Io ve lo dico. A me è interessata anche la notizia dei primi tre episodi remasterizzati, figurati. Se non mi interessa di guardare quello nuovo, se fanno un bel trailer. No, no, assolutamente. Guarda, per come è piaciuto e quando secondo me non cambiano niente. Perché non mi prende più sto cazzo di monitor? Ah, è tornato, ce l'abbiamo fatta. Dicevo, mi sono andate le cose di Windows qua, ma le ho fatte tornare. Si è smarmellato tutto in una maniera impossibile. Secondo me stasera succede il panico proprio. Ormai avevo ingranato, ma adesso devo fare la figura dello stronzo su multiplayer. Io già lo so. Mi rassicura Antonio che tu la farai insieme a me, però. Proverò a scaricare ogni colpa su di te. Voto Ubisoft 10. Sono d'accordo, sì, molto Ubisoft quel gioco. Attenzione, vedete, adesso è andato però. Antò, però ho preso il topino anch'io, eh. Cazzo, lo voglio provare. Topino, e mi sono ricordato, visto che ho finito la ballata dei campioni e ho finito Persona 5 in questa settimana fantasy, nello scorso weekend. Che c'ho un Tokyo 42 lasciato là da finire. Quasi quasi ve lo sciroppate. Però ormai ho finito i giorni della settimana in cui coglionare. Probabilmente dovrei lasciare un po' di spazio anche alla vita. Stacca da Dark Souls perché ieri non hai combinato un cazzo o alla fine sei riuscito ad uccidere o il drago o l'altro? Ieri è stata giornata di pizze, eh? Allora, audio insomma. Non ho ucciso la mazza. Ottimo, Antonio. Allora, ditemi intanto, più che l'audio, che poi è una roba che ci interessa il giusto oggi. Mi servirebbe sapere se voi adesso avete delle opzioni grafiche. Sono i due boss peggiori del gioco. Ma è la fine quello? Sì, zio, grande! Ma tipo 70 mesi fa mi sono iscritto. E a me non è arrivato l'invito. Se non mi manda l'invito Ubisoft, rosico, eh. Rosico molto, rosico. Ah, il DLC quello, ok. E quale sarebbe il boss? Il drago o l'altro alla fine del DLC?
Quello che non hai mai battuto, o quel drago mi sape, immagino sia la fine. Ok, mi hanno dato una cosa che non meritavo. Stai uscendo a 1080-60. Sì, me l'ha fatto settare così perché loro vogliono così. Però la CPU adesso è tipo al 30% perché ho buttato tutto sulla scheda grafica. Con Elite non credo sia un problema. Volevo vedere con Assassin's Creed. Infatti scatta Assassin's Creed. Però sei assestato, eh? No, scatticchi. Quanto scatta a voi? Per capire se posso fare in futuro anch'io questi settaggi. Ora mi sembra che si sia assestato però. Missioni sono a Tebe. Ho preso una nave e sono arrivato a Tebe. Questa è 47. No, mi vado a fare questa. Giocatori d'azzardo, là dei greci, le informazioni di Mert indirizzano Baia al mercato nero, dove scopre un prospero commercio di reliquie sottratte alle tombe. Decente, buono. Decente, buonino. A me qualche scattino c'è. A 1080 non l'aveva mai fatto, eh. Abbastanza fastidioso. Questo è un bel tempio, devo dire, qui a Tebe. Uno dei migliori del gioco in assoluto, guardate. Fighino, fighino. Ci stanno anche, non so che cazzo sia questi, dei tori. Tori bruttini, molto semplici. Chatterick, ma scatta pure a me, cazzarola. Quindi serve sto cazzo di processore, Antò. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Qui non arrivano informazioni, Antò. A Pasqua voi dovete montare voi quel processore. Io non voglio andare a cercare poi gente per Maria per Se Roma. la reliquia viene dalla tomba di un faraone, qualcuno qui conosce il ladro. No, subito indagine. Allora, questo che cos'era? Ma le volte. Madonna, che orribile. Ma qui non ha caricato proprio le texture, eh. Sta faticando a bestia, secondo me. Ma sono nella giusta risoluzione, no? Tanto per capire se sono deficiente o. 1920x1080. Senza bordi. Ah, perché ho messo pure senza bordi, che sai che lo crepa. Proviamo a mettere schermo intero. Sperando che adesso vi arriva a voi decente. Perché ho scoperto che senza bordi fatica un sacco. L'altra volta quando avevo provato il 4K l'ho scritto. Voi io. Ho capito Antò, però se tu non mi fate ordinare per tempo non arriva sta roba. Non è che poi è detto che arriva con 2 giorni, eh. Qui stiamo ancora a aspettarsi la Red Zen 7 maledetti. Allora, ingresso nella zona dell'indagine. Dove sta la zona dell'indagine? Perché non la vedo? Ora quantomeno vedi ha caricato le texture però del cammello e del tizio. Ah, è il bambino, cazzo, il tizio senza texture è un adulto di merda. Che texture incredibili, cazzo. Ma con Elite vanno bene, zio, non è, l'ho provato, con Elite gira tutto benino, Elite è molto easy. Volevo vedere se le stesse le potevo mantenere qua, ma tutt'al più vi ributto a 720 fuori, a voi e ciccia. Sto qui, tante volte provo. Ho messo pure questa cosa della finestra senza bordi e l'inculata, in realtà devo stare attento. Infatti adesso va meglio, eh. Uscita dalla zona dell'indagine. Ah, nelle zone dell'indagine, mediamente devi parlare con le persone. Eccoli qua, con questi qua brutti. È tutto qui. Madonna mia, Mi che hanno detto orribili che avrei trovato dei queste cose, guarda. manufatti delle tombe. Le reliquie non Ma che valgono audio c'ha più poi? niente ormai. Tutti cercano solo talismani contro gli anatemi. Se vedete Scarabei, in salone la Draghi. ordina pure allora. Ok, ottimo. Però ho letto. E tu che mi hai passato i benchmark del 30% migliori, Anto? Cerco qualcosa di speciale, di antico. Cioè, ma questa può essere un'indagine. Arrivi in un posto e Vai a clicchi sulla consultare persona un con le assassino icone. che si Dai, ma io con ammalerà tutto da l'affetto. prigioniere.
Non c'è nessuno più fornito di lui a Tebe. Allora. Tanto non riesco a capire dalla mappa qual è la zona dell'indagine. Non c'è neanche il cerchietto. Uscita. Questa ci ho parlato. Questo ci ho parlato. Uscita. Esci tu. No, comunque adesso va meglio, eh. Quando ho tolto finestra senza bordi è andato meglio. Finestra senza bordi è un delirio per lo streaming. Uscita. Sempre meglio dei pidanamenti, sì, sono abbastanza d'accordo. Però in Unity avevano fatto delle indagini che secondo me erano più carini. Più carini. Eccolo. Guarda, guarda che personaggio, ma guarda che roba. All'Emporio di Siamo. Mi innervosisce questo gioco. Qualche cosa di speciale? O le merci più rare di tutta Tebe? Un manufatto. Forse l'audio di merda perché sto con gli auricolari, di solito sono con un le cuffie. Tesoro degno delle ricchezze di un faraone. Non parliamone qui. I soldati sono sciocchi, ma hanno le spade affilate. Vieni. Dai, Anto, tra l'altro ristaccare tutto mi viene colpa adesso, però. E come mai? Ti trovi nel cuore del mercato. Ecco il pennamento, zio. Sei contento, zio? La fiducia è merce rara, ma tu puoi fidarti di Siamun. Soltanto di te fra tutti i mercanti. Oh, c'ho un sacco di progetti fighi però, eh. Con Antonio Pizzo facciamo a Way Out. Oggi me l'ha chiesto anche Mottura se volevo farlo. Io ho detto, c'ho il mio amichetto Antonio ormai precettato. Nell'antico Egitto le persone fatte di pochi poligoni. Quindi Antò e Way Out, io e te. Ma neanche rompo i vasi, guarda Antò, ma te rendi conto? Aspetta, forse li posso rompere però. Un po' li posso rompere. Non posso romperli con edicazione, cioè prendendoli e buttandoli. A Way Out 20 marzo o 23 marzo, una cosa del genere, dai. Dai, non è che ci abbiamo fretta, poi ce lo giochiamo con calma. Ah, è un traditore. Porco bastardo. Vieni qui che ti ammazzo. Comunque così non ce la faccio assolutamente. Con Assassin's Creed Origins non ce la fa. Combattimento ha scattato un po'. Basta una cosa per giocare in due, ho letto, sì. C'ho la spada di fuoco. Ma guarda, le armi sono carine come idea. Alcune ti fanno recuperare l'energia se uccidi, alcune se colpisci. Cioè, c'hanno un sacco di caratteristiche interessanti. Quella è una cosa meno stronza. Fatto rubato da una tomba. Oh, quel manu... In questo non mi pare, Antò. Ma Irsu non deve sentirci. Irsu? Tu non sai proprio niente, vero? Cioè, ma guarda che cazzo di faccia che c'ha questo. Chiedere aiuto. C'è un'asta molto esclusiva. Ah, ci sono i ginumeretti. Ho provato a entrare, ma tra me e Irsu non corre. No, guarda che belle, le corazze sono fighe. Mi procuro un invito. Sì. Questa d'altro mi sa che è quella di Final Fantasy. La storica, hai presente? Ho provato a vincerlo giocando a dadi con lei. Giochiamo su un tetto a nord di qui. Per Horus non so altro. A parte queste schifezze dei personaggi e dell'ambiente un po' cioè questa cosa del falco. Tutte le cazzo di missioni col falco. Col falco, il drone falco che mi dice dove andare. No. Non lo capirò mai. Guarda. Non riesco a capire neanche quale sia la meccanica divertente di questa cosa. Sembro un deficiente a farlo ogni volta. Potrei anche non giocarli questi DLC, però ormai sono curioso. Oddio.
mosche mangia merda, com'è possibile? Fammi riprovare ancora, eh? Se perdo di nuovo ti do il doppio della puntata. Come preferisci. C'è un sacco di giochi nuovi da iniziare, sia per farming che quello del topino. Ho sentito dire che hai un invito. Che ne dici di giocarcelo? Ho dell'oro. Ah, con questo ci ho parlato già, lo sborone. Non ci hai pensato? Ti posso assicurare che serve più a me che a te, credimi. Ti prego, mia madre è malata, il suo unico desiderio. Sì, però che senso c'ha darmi ogni volta la ricerca automatica in cui lui mi indica dove andare? Cioè, un esercizio che non è, sai, il drone a volte devi cercare tu il personaggio. Quella praticamente te lo indica lui con la freccina, vai là, tu ci vai e lui lo prende. È la meccanica che mi disturba, non la presenza dell'aquila drone, che tutto sommato ci vado sopra. Ancora? A tutti a rompere i coglioni a me, non capito. Del corpo? E allora molte meno. E me l'hai chiesto. Allarme! Carica! Chi è che sta menando? Non ci ha provato. I numeretti neanche l'avevo, me ne ero accorto in 45 ore io, Anto. Ho già perso tutti i miei soldi, eh? Ti chiami? Bayek. Non voglio soldi. Voglio informazioni. E il tuo invito. Per l'asta di Irsu? Sì, è un po'. Questa è una super cicciona. Che cosa ho detto a quell'idiota di Sutek? Però si vede chiaramente che è la stessa. L'hanno fatta allo stesso modo di quelli magri e l'ha pompato. E poi chiaramente un personaggio normale, gonfiato. Nazioni, maledizioni, faraoni che ritornano in vita. Tu sai cosa vuole vendere Irsu? Qualunque cosa sia, lui è responsabile della maledizione. Ascolta, Irsu è un ladro. Lui e i suoi amichetti hanno trovato la tomba di Nefertiti e hanno rubato qualcosa da lì. E ora lei lo rivuole. Nessuno merita la morte più di quel brutto bastardo, ma lei... Un 4K è più bello, però, ve lo dico. L'invito è nella mia villa, alle porte di Karnak. È tuo? Se gli dèi vorranno. Gli dèi? Vedrai. Ho una partita dall'altra parte di Tebe. Che la fortuna ti sia mia. Ah, vedi, Elite l'ho preparato senza bordi. Dopo lo cambio, se no c'ho il stesso problema. Però così, vabbè, non sistemo l'audio poi, dannazione. Sono ansiosissimo questa sera, comunque, lo ammetto. Quello che non ho capito io è, ma se la CPU è al 26%, perché soffre? Cioè, cos'è che lo fa soffrire? La torre me la vado a fare, però. Il grafito è sempre lo stesso. Forse un po'... Qui hanno fatto della roba tipo incisione, che di là non mi sembrava, era così, era tutto dipinto. Ecco perché sembra un po' più bello questo. Allora... Devi vedere in task manager quella totale. E scusa, questo non è task manager? Cioè non la prende totale, questa la prende solo di streaming.
Ah, quindi questa me l'ero scordata in realtà. E il cavallo non era in basso? No? Come si chiamava il cavallo? Cliccando sul... No, il cammello l'ho messo sicuramente per far vedere che era una chiavica a Teocrazia. Che orribile, non vado mai in giro col cammello io. Ma qual era il mio cavallo bello? Maledizione, maledizione. Questo con le zannette o questo? Mi pare questo. Ogni tanto parlano lingue assurde però. Il cavallo, vieni qua. Non viene più il cavallo. Arriva un'ora dopo però, il richiamo. È un due posti? Boh. Infatti è scomodissimo il cavallo. Stavo più vicino a piedi, probabilmente. No, il cammello è orribile l'animazione, veramente, non ce la faccio. Poi il cavallo è un animale bellissimo. Si trova di sotto. Devo ammazzare gente? Ammazziamo gente. Fammi ammazzare. Se ci stanno, ci sta. A un certo punto sono andato al bordello, c'erano dei dipinti incredibili. Che cos'è questo? C'erano veramente della gente che trombava semi Pompei, eh? Cioè, terribicante. Che cosa aveva detto da Emmet? Se gli dei vorranno. Bisogna vedere se nel Discovery Tour quelli li hanno tolti. Forse è possibile girare le statue. E fottiti. Ah, ok. Interagisci. Ruotano tutte in una direzione. Quindi? C'è il limone. Non è che c'era sopra segnato qualcosa che mi sfugge? Fiore, fiore 2, fiore 2. Allora, fiore senza petali, fiore petali a metà. Vai a capire cosa vuole fare adesso là. Perché non... Allora. Girano sempre allo stesso modo. Ma quindi? Questa non posso girarla. Ah boh. Allora, ci sarà qualche pezzetto di carta in giro che mi dice quello che devo fare, voglio sperare. È lentissima sta cosa, tra l'altro. Allora, per capire se devo andare là. Sì, è 7 metri. Quindi è 7 metri qua sotto. Quindi ufficialmente là. Interagisci. Pezzo del Mehen. Il gioco del serpente. Ci giocavo spesso con Aya. La poesia diceva gli scarabei sono cari agli dei. L'invito all'assa deve essere da qualche parte all'interno. Quello devo risolvere. Qui ci sta, mi dice sta cosa. Ritagliate. Sai quante volte sbaglio sto tasto? Ok, c'è della roba chiaramente qua dietro, però questo non gira.
Enigma inversi. Gli scarabei sono cari agli dei. Quello dalle due piume, l'imperatore signore Tebe. Lo sciacallo osserva lo sciacallo. Ah, eccolo la cosa. Lo sciacallo osserva lo sciacallo. Tra le sue facce impregabili, lo scarabeo risplendente dorato. Lo sciacallo osserva lo sciacallo. Tra le sue fauci lo scarabeo. Questo però non è uno scarabeo. Ma girano diversi questi. A me sembrano girare allo stesso modo. Questo è chiaramente uno di quelli. Vedi, quello si è fermato mo senza ragione. Questi sono quegli enigmi che giri a fine, schiacci i tasti a caso, prima o poi arriva. Allora, lo sciacallo lo devo far guardare lo sciacallo. Vedi, una girata la fa a vuoto, che non girano. Lo sciacallo sta guardando lo sciacallo adesso. Ecco. Hai visto? Era un grande enigma. Un'altra indagine. Interagisci. Così. Papiri dell'antico regno. Leggende sui faraoni. Ci sono un sacco di testi qua, Antonio. Sai che questa cosa potrebbe persino piacerti? Zio, quanto, se mi metto a persona a fare il finale, quanto mi manca? Cioè, mi fa fare altre 20 ore di gioco o è una roba che me la sbrigo in 3-4, secondo te? Non mi spiorerai niente, dimmi solo se quanto tempo più o meno secondo te ci vuole. Dall'interrogatorio, insomma. Come il globo di Siwa. Quante altre stragi e sofferenze causerà questo oggetto? Devo raggiungere l'isola prima che... Ma perché mi ha dato 20.000 punti? Oh. Hanno alzato il tetto. Qua mi sembra... 55 però, sapete? Però ero già al massimo. Anzi, 10 livelli hanno aumentato. Certo, se mi dai 20.000 punti a missione in cui sono semplicemente entrato... Allora, vediamo un po' le missioni. Oggetti smarriti. Rado mi ha parlato di un cadavere perduto. Ah, beh, questo è quel credino là. 46, 47. 46 ce l'ho? Abilità? No, sono 45 io però. Però questa posso farmela, dai. Livello 46. Stringendo in mano l'invito all'asta di Tamenet, Vajek si prepara a recuperare la reliquia sott'altra la tomba della regina Nefertiti. La sto già seguendo, perfetto. Dai, ciao Marco Colo. Che bellissimo soprannome, ma Marco Scolo, secondo me è anche meglio, però va bene. Zio Feliero, ma mi stai prendendo per il culo? Cioè, ma seriamente? Cioè, mi manca un terzo del gioco? Sei troppo grande per questi giochetti. Vabbè, raccoglimento così, ho dovuto fare... Abbandonare il principio. E per il cognome. Se ti chiami Colo di cognome, è veramente molto bello. Se ti chiami anche Marco, cioè, tuo vero nome e cognome è Marco Colo, sei la persona col nome più bello che io abbia mai conosciuto, guarda. Forse solo dietro Antonio Pizzo, che sembra veramente un tipo un gangster. No, cazzo, zio, mi hai rovinato la vita. Sarebbe Colombo. Madonna, zio, cazzo. Io mi prendo il finale brutto e vaffanculo. Allora, non ho voglia di farmi 30 ore adesso, guarda. Mi carica le texture, porca trota. Guarda che roba, guarda. Resta lì. Guarda com'era venuta qua a barca. Dai che aprile vediamo il PC col processore nuovo. Sti problemi non li vediamo più. Resta su.
L'hai finito? Io ho fatto, Marco, il finale, quello di merda, che mi è arrivato un po' sui denti, e ho chiesto, ho fatto l'errore di chiedere adesso a zio, ma secondo te quanto manca se mi gioco l'altro finale e faccio finta che quello sia una chiave? E mi ha risposto 20-30 ore. Devo stare attento. Mi ha tipo rovinato la vita. Cosa? Ah, cazzo. Vabbè, tanto stealth sto gioco proprio mai. Hai fatto male a venire qui. E fottiti. Non ce l'ho adesso l'arma, però, che mi riprende energia. È molto utile quella che ti dà energia o quando dai un colpo o quando muore almeno uno dei nemici, perché comunque ti permette di fare sti attacchi un po' alla cazzo di cane, che è tutto il modo in cui ho giocato Assassin's Creed io. Dall'interfaccia ci sono solo 20 ore, anche tu. Porca puttana. Ma nessuno si è preso, scusate, il finale l'ho fatto solo io, quello stronzo. Cioè, avete tutti capito che bisognava evitarla quella cosa quando lui ti chiede sei sicuro? Perché io sono abbastanza convinto che l'avviso non era sufficiente. Avanzamento dell'indagine. Mercenari, dove saranno i mercanti che devono proteggere? Comunque è bel gioco, dai, mi è piaciuto molto, secondo me rimane un gioco molto bello. Ho usato una guida, altrimenti non la cavavo più. Ma tu perché hai provato a fare il 100% delle cose? Dai, non è chiaro, zio, scusa. Ti dice solamente, sei sicuro che non vuoi tradire nessuno? Non ti dice se non tradisci nessuno sei fottuto. Questo è morto prima che lo caricassero sulla. Minchia, è il tuo primo JRPG. È un po' anomalo come JRPG, però, quello. Secondo me magari da quel ci sta abbastanza alla larga dagli altri. Al posto della reliquia c'è una mezza mela. Lo dici solamente per innervosirmi, zio, dai, per farmi passare da imbecille, di la verità. Il problema, sai cosa, però? Che Persona 4 finiva comunque che ti diceva tutto. Eh sì, questo è un po' vero. Qualcuno ne ha approfittato per prendere la reliquia. Dico, ti c'è tutto. Questo in realtà non ho visto proprio niente del finale in Persona 5, se mi prendo questo finale. Quindi è un po' aver giocato a vuoto. Poi li hanno portati fino al santuario di Hatshepsut. In un modo o nell'altro, la via per la reliquia porta qui. In acqua così è veramente bellissimo comunque, eh? Cioè, guardate che roba. Qui c'è una barchetta grande, ma non credo sia guidabile quello. È bella Tebe comunque, eh? Come proprio il secondo DLC era abbastanza una schifezza. Questo mi sembra. Ho fallito il parcheggio. Questo mi sembra bella, guardate che bello sto tempio. Casa di milioni di anni di Usamatra. Molto bello questo, molto molto bello. Allora, ho capito come si chiama il cavallo io? Necropoli del Bar. C'è tanta roba da vedere comunque. Sì, ci sono arrivato un po' stanco. In realtà neanche troppo, stavo divertendomi. Però sai, adesso sì, me le rifaccio, perché così non mi va di abbandonarlo. Però pensavo meno, ero convinto di essere arrivato alla fine. È quello che mi ha un po' crepato. Tu mi hai detto con 95 l'ho finito, ero a 95 ore anch'io. Dico, ci sono. Però i JRPG sono il quadruplo a livello di... Beh no, non è vero, eh. Cioè, l'RPG vero è Skyrim. E Skyrim dura di più di un RPG. Minchia, questo lo riconosco. Questo c'è in Egittilonia.
Questo credo sia qui. No, non forse dico una cazzata, non la dico. Però prima dice... Sì, no, in realtà te lo dice dopo che hai fatto una scelta importante. E comunque, secondo me, non vuol dire che dopo muori. Vuol dire che hai preso una scelta decisiva che comunque può pregiudicare... il proseguimento. Cioè, hai fatto una scelta che ti manda in una strada diversa. Che ti fa perdere, cazzo, tutto. No, cioè, secondo me non era indicativo di dire, ok, prendi l'altra per forza. Poteva essere questa ti porta in una strada diversa e poi non torni più indietro. Quello sì, quello là si capiva, secondo me. Che fosse così definitiva e negativo, no. Anche perché la scelta non era esattamente folle. Cioè, era la scelta... Non tradisco, quello non aveva dato neanche sti gran segnali di tradimento. Fino alla fine, a meno che uno non è un genio... Questo vedi che carica tutto male. Cioè, guardate come sono i personaggi di merda. E tipo prima è uscito un bambino da sta cosa. Perché loro mi sa che mettono... vedi? Mamma mia, quanto sta soffrendo però. Oh, sia chiaro, non è un problema di Assassin's Creed Origins questo, eh. Non l'ha mai fatto, lo fa oggi che sto provando impostazioni nuove. Sono pure mezzo ucciso però. Un po' scorre. Ah, perché adesso posso fare questa cosa qui. Molto bella questa cosa. Sì, ma io c'ho anche l'arco. Vogliamo ricordarci che c'ho anche l'arco. Ce l'ha pure lui però. Bastardo, porco. Oh, ma ha ucciso. Maledetto. Dopo, prima di staccare, faccio un test con Elite qua, vediamo come va. Che va mediamente bene. A parte che Elite non chiede proprio tutta sta fatica. Questo è l'unico gioco che veramente... scusa. Bello questo tempio però pure. C'è pure la piramidina. Aia. Ma guarda avanti, però che palle così. Se riesci a infilare il primo colpo, praticamente li prendi veramente a badilate. Ah, io c'avevo pure lo scudo. Com'era lo scudo? Ah, ecco. Questo ce lo facciamo con animazione. Sta spada è un delirio quando stai sull'erba, perché prendi fuoco quasi sempre pure tu. E poi mi sa che mi toglie una tacchetta questa, perché c'è qualcosa che non va. In teoria dovrei ritornare. Allora, vediamo un po' all'attrezzatura. Questa spada 104, salute da critico. Rigenerazione, una probabilità di colpo critico, no. Lo scudo sanguinamento in bocca, no, 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 no. È tutto giusto. 9600. Ah, vedi, si è ricaricata fino a 3, ok. Anto, tu sei pazzo però, calcola anche questo. Ci hai provato. Lo apprezzo. Io libero tutti, magari sono assassini, pedofili, stupratori, ma cazzo io. Arrivo e libero. Ma che devo fare io? Non ho tempo, trova i mercanti catturati, non so quelli. Ah, è pieno di gabbie. Vabbè. Sono tanti, non è facile arrivare in realtà in un accampamento di questi e ucciderli tutti, eh.
Però considerando che non c'è, che palle. Tacito un'altra volta. Oh, mi sono morto in tutto il gioco due volte. Ciao Bad. Poi è vero che sta a livello 46, io sono 45, quindi magari è un po' più complicato questo. Io mi rigiocherò probabilmente i primi tre Tomb Raider, Antonio, quindi non è proprio pazzia allo stato puro, ma è discreta pazzia, insomma. Mi dava là, quindi secondo me erano quelli tizi. Quelle guardie non scherzano. Sì, ma gli meniamo. È che mi cale subito la barretta. Vediamo se ci riesco, se no faccio. E non rompe le palle. Sono orribili queste che non carica. Ehi, vai e rendi sicura l'area. Ah, c'era l'assassino. Neanche me lo ricordavo. Vedi, finché sono così che non me li ha caricati, non sono neanche attaccabili. Ecco, adesso sì. Chiamo le truppe. Ok, adesso se me la scappo da là, sai, è meglio. Esci tu. Cosa? No, ricarica un po', non ricarichi più. Asci tua. No, stronzo veramente. No, ma sono, il problema è che di questi che sono tanti, e quando ovviamente ti butta giù ti toglie una tacchetta. In più non sto giocando proprio nelle condizioni ottimali, secondo me. Tra un po' di to lag, un po' di sta cosa di scattini, si può giocare meglio, eh. E poi sono abbastanza forticelli. Sono abituato a fare un po' lo sborone in questo gioco, mentre veramente dovrei far ricaricare un po' la tacchetta, eh. Ok, secondo me ci sono altri mercanti. Quello è un po' il capoccia. Vedi, uccidi i due capitani, il comandante, e praticamente finisci l'avamposto. Che non serve a niente, è proprio una cosa di completismo. È un tesoro, ce lo prendiamo. Lo prendiamo tutto. Però mi continua a segnalare là lui. Che mi segnala qua? Forse stanno sotto qua. Stasera mi sono venduto a multiplayer un po' severo. Mi hanno chiesto di fare una live e io sono stato molto contento di farlo. Per spiegare soprattutto Elite Dangerous, che è un gioco che amamo e che conoscono in pochi. E lo faremo con Antonio, che invece è il super esperto da casa. Dov'è il manufatto? Forse sì, Antoma, non me ne frega niente. Non mi sfidare. Me la... Grazie, Ben, sono contentissimo che ci sia qualcuno che mi conosce. Ma non sa dove si trova la tomba. Mi sembra che c'è il lock, comunque. Però veramente l'ho giocato talmente scoglionato. Sapevano dov'è. Quali altri? Con chi lavoravi? Ora purificami, uccidimi. Tanto sono spacciato. Che so, un deporificatore d'acqua che purifica. Dove è scappato tuo nipote? I miei uomini l'hanno seguito a ovest del sito dell'asta. Dovevo ucciderlo insieme ai genitori. Volevano denunciarmi.
Io come si... Vedi che le hanno fatto? Le hanno tutti fatti un po' incisi. L'hanno migliorata molto a sta cosa dei geroglifi. Sono un po' più belli così. Sempre tutti uguali, però un po' più bellini sono, dai. Del disegnetto invece sparato ovunque, schifosetto. Strano che l'abbiano fatto per un... per il DLC, però, eh? Questi mi sono andati proprio a capa io, però. E questo non glielo tiri il coltello, mannaggia a te. Che io, ecco, così combatto. Tutto Assassin's Creed Orange. Pigio, pigio, pigio. Il combattimento è bello, però, adesso. Vabbè. Sarò scemo io, ma che cazzo. Guarda, se non riusciamo... D'oggi cos'è? Mercoledì. Domani forse, ma dico forse, riusciamo a fare Wildlands. Finalmente che il pueblo ci ha bisogno. Però è ancora un po' in forse. Altrimenti ci abbiamo Pure Farming, Farming 2018 da provare. Ci abbiamo un giochino che non mi ricordo il titolo, del topino che è uscito oggi. Volevo farvi vedere Tokyo 42 e riprenderlo in mano. Sarà abbastanza complicato perché è un gioco un po' bastardo, storto. Mi sa che sta da tutt'altra parte, però. Però c'è una torre qua. E io alle torri di Assassin's Creed non ho mai saputo resistere. Ci sono due qua di torri. Doppia torre. Un po' troppo vicine però l'una all'altra. Andiamocene a torre. Sta in culonia la torre però, eh? Andrebbe detto. Qui moro. Attenzione, questo mi aggancio, sì. Fatti ammazzare! E certo, sto qui apposta io, penso. Guardate quante minchia di icone si aprono a schermo mentre sto cercando di fare una cosa. Cioè, il gioco delle icone. Ma non lo so, secondo me gli altri erano banali, ma non erano così stupidi. Cioè, comunque c'aveva il ritmo da Batman dei poveri. E secondo me era più divertente in generale. A me che abbiano provato a fare qualcosa di diverso, perché devi fare qualcosa di diverso, non me ne frega niente. Cioè, o lo fai bene, e secondo me questo è tutto fuorché bene, oppure va benissimo se fai quella roba lì. E soprattutto lì era funzionale, è un'esperienza secondo me molto banale, ci stava bene che non ti dava fastidio il combattimento. Qua devi combattere proprio, quindi... sì, alla fine danno poco fastidio anche questi, sta grande differenza non c'è. Però a me divertiva più quello, in cui dovevi quantomeno stare attento alla controrisposta, e se ti attaccavano in tanti, anche se ti attaccavano uno per volta, c'era un po' di impegno diverso. L'altra dove sta? L'altra dove sta? Le devo fare tutte le torri. Sono un torre dipendente. Ma no, non era un'altra torre. Ah sì, eccolo. È grossa però pure sto pezzetto di mappa. C'è un'altra qui. Due torri c'ho da fare qui. Beh, mi hanno messo tante torri però. Gioco dell'anno, DLC dell'anno. Esce anche quello di South Park a brevissimo, settimana prossima. Non so se comprarlo subito perché mo sono un po' pieno. Oggi ho comprato Far Cry 5 col solito sconto del 20%. Che io ho su Ubisoft Store, per via dei 1000 giochi che gli compro e gioco. Sai che a me giocare con l'arco non piace veramente per niente. In nessun gioco. Se posso evitarlo, lo evito proprio. Infatti anche Zelda, l'ultimo scontro col boss dovevi fare molto arco, ma un po' scocciato. L'ombra di un faraone è apparsa. L'ombra di un faraone è tipo un nemico difficilissimo. Saranno tipo gli sgherri che c'erano prima, quelli rossi, maledetti, bastardi, che sarebbero un po' i tizi viola di Wildlands. Adesso non mi ricordo come li chiamava qua. La mappa è molto bella, comunque gli va detto.
cave, altre cose, tiè. Comunque no, secondo me ve lo ributto a 7.20 finché non prendo il processore nuovo in futuro, eh. Sta cosa di che non mi carica i personaggi non mi piace per niente. Dovrei provare a dare, a rimandare sulla CPU. No, ma magari faccio un tentativo a mandarvi, invece che sulla scheda video, a lasciare sulla CPU, perché io vedo CPU 31%. Però quello dovrebbe essere boh, più faticoso ancora. Boh. In realtà, a parte questa cosa dei nemici, adesso più o meno va. Però io già non sto giocando in 4K. Mi sembra poi una sofferenza eccessiva per voi. Noi non ce ne andremo. Che perché per Far Cry 5 sarebbe anche importante. Vedi, questa non l'ha caricata proprio adesso. 4.80. Perché tu zio vuoi bene a me, lo so. No, però lascio 7.20 come ho fatto in questi giorni. Se devo giocare così, così non mi piace. Questo chi è? Ah, questo è un nemico. Ma pure quello è un nemico. Ma che cos'è? Non mi hanno visto proprio. Via. Andate via. Chi c'è là? Niente, e nessuno, solo morti. Un po' chiassoso come spirito. Tu sei il ladro dell'asta che tutti cercano. Chi? Io? Ma quale asta? Il sole e il caldo del deserto ti hanno annebbiato la mente. Trovo un'entrata e poi parliamo. L'ho trovata l'entrata, se la smetti di chiacchierare, porco zio. Le stesse orme che erano all'asta. Il nipote di Irsu. Quanto gli piace e fa sta cosa, eh? A chi sviluppa? Sei il ragazzo del molo, su Tech. No, sì, cioè io sono nulla e nessuno. Tu chi sei? Vai, abbiamo trovato Ulisse. E mi serve ciò che hai rubato. Per caso lavori per mio zio? No, io sono l'uomo con la morte negli occhi, ricordi? Se stai cercando un tesoro dei faraoni, posso darti... Perché ha smesso di parlare? Ah, sono le 19 già, guarda. Salvo, faccio un test elite e stacco, I tuoi sono morti. Fatto un'oretta perché sennò mi dicevate che perché andavo su multiplayer vi trascuravo. Invece io vi voglio sempre molto bene. E perché non l'hai fatto? Quel bastardo di mio zio non mi ha mai detto dove si trovava. È morto. Sì, beh, che Ralo abbia in gloria. Dammela. La riporterò io. Perché? Sì, sì, chiaramente, zio. Però quando gioco normalmente non me la fa mica sta cosa. Chiaramente adesso fatica e lo fa in ritardo, ecco. Un marito, un padre. Ho coperto l'intero Egitto con il sangue. Non è che non capisco, ma non è una cosa che fa il gioco. Cioè, la fa adesso perché sto streamando così e c'è il processore che ovviamente coi core così fa fatica. Ho capito che il multicore divide molto meglio le risorse, quindi fa molto meglio quando fa più cose insieme. In realtà potrei provare a spengere lo stream su Twitch, no, adesso non posso. La tomba di Nefertiti è a ovest del sentiero, nella valle. Pure io gli faccio far troppe cose, ho messo un browser su Twitch, l'anteprima su OBS. Veramente alcune cose posso togliere e fatica meno. Aspetta che provo però, un giretto magari uno faccio così, un attimino, eh. Ah, hai ragione zio però, quanto sei astuto. Però potresti fare mille cose diverse da quella, no? Sempre quella? Ok, proviamo se spengendo stream migliore. A parte potevo mettere il conteggio frames. Lo giuro. Raggiungi la tomba di Nefertiti. Troverò un lavoro ed eviterò i guai. Ma quale lavoro? Reddito di cittadinanza! Devo uscire. La CPU è al 28. Qualcosa gli ho tolto levando il video di Twitch, eh?
Tanto in realtà io posso vederlo su OBS. Adesso c'ho anche su Streamlabs OBS, c'ho anche la chat, quindi vedere il video è proprio irrilevante. Devo imparare a ottimizzare un po'. Allora, vediamo se mi salta un po' di persone ancora o... Dove c'era qua? La tizia che pregava. Vedi, adesso la tizia che pregava, per esempio, non ce l'ho a posto. Guarda se non ho risolto il problema, che sono un genio, sono. Sei venuto a portarmi a casa. Dì ad Anen che non lascerà mio fratello. No, il 9 non ce la faccio nemmeno io. Mi prendo un Ryzen 7. Perché devo rifare anche la scheda madre, tra l'altro, non solo il processore. In entrambi i casi, sia per l'i9 che il Ryzen. Quindi mi prendo un bel Ryzen 7, rifaccio la scheda madre. Già, è già una bella rottura dei coglioni perché il PC l'ho fatto un anno fa. E poi mi vendo quello che ho adesso. Troverò i bastardi che hanno fatto questo. La sua mastaba è in cima alla necropoli. Ma perché mi stai aiutando? Bayek, il Caddi è un uomo, non deve essere intrappolato nella sabbia. Così dicono gli antichi canti. Io sono Raya. Ciao Tornerò Albi. al villaggio e ti attenderò là. Allora, prova ad arrivare là per vedere come... Gira un sacco meglio, vedi? Semplicemente spengendo Twitch. Chi è? Chi è? Chi è? Ma vai a fanculo, su. Vedi, mi dispiace che non c'è il Maria perché dovrei capire se le iene posso ucciderle. Qui ti fa uccidere un sacco d'animali comunque. È un po' il gioco di uccidere animali. Mentre in Zelda fai più fatica proprio moralmente ad ucciderli, sono talmente belli. No, ufficialmente gira un sacco meglio adesso. Mille icone. Mi è dispiaciuto non finire. Vedi che bellino pure questo? Quelle, i collezionabili, praticamente ci sono i ricordi del figlio. Quelli erano più difficili da trovare, era carina come cosa. Però evidentemente stanno abbastanza inculati, nascosti. Poi stanno sempre in posti molto desertici. Quindi con la storia ci arrivi poco. Ah, ce l'abbiamo un po' di tempo, facciamolo un po', va. Comunque credo duri tanto sto DLC perché è grosso. La tomba della regina Nefertiti. Guarda che Che tesori, sarà rimasto eh. alle Questo secondo me sue. c'era dentro la tomba di Tutankhamon, so. Ah, vedi anche la maschera. Però si dice che è di Nefertiti. Forse perché stanno supponendo che non sia effettivamente di Tutankhamon, come si presuppone. Qui giacciono loro con scoppiettare sole, di sabbia e pioggia, non disturbati. Il loro ba e il loro ka risorgeranno per esigere vendetta su di voi. Il loro ba e il loro ka e il loro stoka. Allora, c'era la torcia però qua. C'era la torcia. Come si faceva la torcia? Non così. Così. Sono bravo. Ah, però non vedo esattamente quello che state vedendo voi su Twitch, vedo quello che trasmetto, vabbè, pazienza. Il sarcofago della regina Nefertiti sarà ancora all'interno. Zona di esplorazione. Come ci scappa il super combattimento? Che devo fare? Non mi dà il tasto però. Depredo tutto, depredo tutto. La mia figlia reale accoglie il vero Dio. Ci doveva entrare. Sei stato strumento di infelicità. Hai causato dolore, inflitto pene ad altri. Dolore.
No, ma dai, una stealth. Attenzione, nuovo simbolino. Questa è gentaccia comunque, chiaramente. È chiaramente la sede di Casa Pound questa, l'ho proprio riconosciuta. Attenzione, improvvisamente. Barca dei pirati, secondo me questa. Ma che cazzo è? Figata. Dove sono? Forse nei campi dei giunchi. Sono arrivato in sti cazzo dei campi dei giunchi. Lo spirito di Nefertiti si bloccherà. Sono bellissimi i campi dei giunchi. Voglio morire anch'io nei campi di giunchi. A noi ci toccano le nuvole del cazzo. Ryanair, cioè. Il cavallo viene nei campi di giunchi. Viene anche il cavallo nei campi di giunchi. È degno del guardiano delle anime. E infatti è un altro. Ma dai, bellissimo qua. Però perché non mi vuole sparare a ammazzare la gente nei campi di giunchi? Ci sono anche le mucche super sacre. Oh. Dove stai? Ma deficiente. Che bella la statuona. Oh, ma belli belli i giampi dei giunchi. Figata questa. Ci sono anche le torri nei campi dei giunchi. Ma è proprio un'altra zona, eh? Vedi? Viaggio rapido, ah, ci puoi andare. Discretamente figata qui. Qui hanno abbastanza vinto. Il tempio l'ho già visto 400 volte in questo gioco, però. Però non ho capito come giustifica il nostro tempio dei nemici, però. Devo indaginare. Indaginiamo. Sei davanti a noi, grande di lode, signora della grazia. Dolcezza d'amore, amata dell'atom vivente, il signore celeste. Ah, state zitto due secondi. La regina che onori non riposa in pace. Oggi mi è arrivata in ufficio una lettera di Scientology. Di Nefertiti su un vassoio pieno di offerte impure. Ti fai beffe degli dei. Che mi volevano con loro. Questa visione è la vera beffa. Sistemerò tutto. Allora purifica le offerte, quelle che nutrono gli dèi sulla loro nave. Vestito con la coda, ciccio mio, sei abbastanza inguardabile. Questa è una missione, perché me la dà come avanzamento dell'indagine? No. Ah, sono uscito. È questa la zona. Depredo pure nei giunchi, perché hai visto mai. Qualcosa è stato rubato ai faraoni. Desidero restituirlo. Tu non puoi stare qui. Beh, sinceramente i soldi di regalarli a quelli dei Scientology, no, visto che mi devo comprare il processore. A chi si incula? Tu non puoi rigenerare Nefertiti. Devo provare. A quel punto li vado a dare a mignotte, almeno te lo succhiano. Scientology non mi pare te lo succhiano. Non c'è nessuno di Scientology tra voi, vero? Posso offendere Scientology? Questa reliquia è stata rubata a Nefertiti. Non puoi portarla nel tempio. Non se le offerte sono guaste. Offenderebbero Hathor. Cosa si è guastato? Le libagioni devono essere pure. Nell'acqua puoi vedere il tuo volto. Ma nel vino puoi vedere la corruzione. Bello sto scudo di Final Fantasy comunque.
Va bene, io direi che facciamo un test elite e per stasera stacco. Perché così vado a preparare anche tutto. Vado a cenare e poi preparo tutto. Allora, vediamo se posso fare tutto. Dovrei poter fare tutto molto in corsa. Ok, questo è lo sfondino. E questo è quello del gioco. Io adesso faccio partire. Se vuoi fare uno in testa. No, quello no, Anto. Basta che lo prepariamo bene prima noi, guarda. Poi comunque, come sono staccati, visto che li metto staccati, non è un grosso problema, perché posso veramente sistemarlo in ogni momento come voglio. Non ti rompo le palle adesso. Start in desktop mode. Adesso ho messo in qui, solo per te Antonio, ho fatto cattura gioco. L'avete preparato lo smoking. Ma zio, sì, Antonio per questa sera non si vedrà. Non ho voluto esagerare con le richieste, sinceramente. In futuro probabilmente sì. Che perché non è, oggi mi ha fatto quello un corso, mi ha detto 200 cose, sistema questo, adesso settaggio. C'ho un'ansia addosso. Allora, questo è il settaggio. Il mio microfono c'è, perché non vedo muoversi? Perché è a zero. Scusa, ma voi fino adesso non avete sentito il gioco? Rispondetemi per favore. Cioè, fino adesso non avete sentito l'audio di Assassin's Creed? Quando pensavate di dirmelo? Si sentiva. Ma perché si sentiva se era zero, cazzo? Era tutto a zero. Era così. Adesso sentite voi l'audio di gioco, scusate. Sì, all'inizio l'avevo alzato. Adesso mi dovete dire se si sente. E là perché quello si sentiva, che cazzo? Ok, adesso l'audio di gioco lo sentite. Tra l'altro mi ha detto che posso mettere la musichetta all'inizio. Non ho capito perché si sentiva Assassin's Creed Origins. Perché Assassin's Creed Origins era nella posizione in cui voi non sentite Elite. Anto, mo ti faccio vedere una cosa, che è quella che ho sbagliato. Io vado in opzioni, no? Ecco qua. Guarda in opzioni dove cazzo c'è Clear Save. Io qui ho cancellato il mio salvataggio da 100 ore. L'hanno messa dove più o meno di solito c'è il coso. È stronzissimo messo qua. Pigi una volta e te ne fotti. Allora, io ho messo Quality Ultra, va bene. Vogliamo vedere se scatta. Faccio proprio un test di, facciamo un test di gioco, dai. Display. Però non c'ho neanche i controlli. Il problema è che se non metto Borderless, io proverei così, poi levo Borderless, dai. Il problema è che poi non posso andare al volo in OBS a sistemare. Me la chiede Anto, però per me era un'altra cosa. Chiaro che ho sbagliato io, non sto dando la colpa a loro, però secondo me è una posizione un po' stronza. Perché sei nei sacri campi dei giunchi, cioè anche questo è vero. Che faccio? Sono un po' indeciso, perché secondo me gira bene. Dovrei provare, proviamo allora, dai. No. Come faccio a vedere però se gira male o no? Scusate. Qui secondo me è una merda, perché poi qui c'è sempre exit, quindi uno è per sbaglio, si vota. Allora, no, posso fare, ecco, facciamo un'altra cosa, così non parte la mia partita. Facciamo un tutorial, un training. Training mission. Facciamo Advanced Combat Training, dai. Sono genio aver fatto il training, eh.
E posso pure mettere, attenzione, il conteggio dei frames da monitor. Così a voi non vedete niente. No, come è spento modalità di gioco, cazzo? State buono. Numero, frequenza, aggiornamento, eccolo. Basta fare questo. Poi vado giù, basta fare questo. Attiva. Qua vedo 60. E poi... ah, addirittura mi dai tassi da pad? Ah, è vero, perché c'ho il pad acceso. Ah, ma è uscito anche su PC, è vero. Game mode on, ok. Beh, col pad è una merda, comunque, ho tutto affetto. Calcolate che stasera Antonio rifarò un po' di domande di cose che avete già sentito in questi giorni, eh. Allora, non vedo più i frames però, perché l'avevo messo? Ma che palle. L'ho tolto. Spento modalità di gioco. Game mode on, ok. Hai rotto erca. T'ho detto che hai rotto erca. Vado giù. Ok. Refresh rate number. Sì, questo voglio. Sì. E infatti voglio sì. On. Lui mi dà 60. Ok. Ok, quindi. Ok, adesso lo vedo. Target e usa. No, ti faccio domande che so. Vabbè, io lo vedo 60 fisso comunque. Per me va benissimo così. Anche Windowed. Così posso andare poi a modificare tutte le cose quando voglio. Perfetto, test finito. Speriamo che non mi ha salvato il pad adesso, però non credo, dai. Magari entro prima e provo tutto, eh. L'astronave verde cercheremo di farla vedere. Antò, ci dobbiamo unire in Winx. Magari ci entriamo prima, ci uniamo subito. Vabbè, non ci possiamo unire nel mente. Così facciamo vedere. La spieghiamo anche la Winx, dai. C'è un sacco di cose che voglio spiegare piano piano. Allora, io direi che ci siamo. Ho preparato tutto. Venite stasera, così mi fate citate manforte a me, Antonio, dai. Ci abbandonate. Ciao belli, a dopo. No, Anaconda, Antò, fai il fenomeno stasera, puoi bullartene finalmente. Ciao.